Tittalyasana. Sedete sul pavimento con le gambe aperte e fate unire i piedi. Afferrate i piedi con entrambe le mani. Muovete le ginocchia in su e in giù. Questo movimento è come il battito d'ali di una farfalla. Afferrate le ginocchia con le mani e alzatele. Cercate di unirle. Poi riportate giù le ginocchia. Appoggiate i palmi alle ginocchia mantenendo i piedi uniti e premete sulle ginocchia cercando di portarle al massimo verso il basso. Raddrizzate le gambe e allargatele. Appoggiate i palmi sul pavimento di fronte a voi tra le gambe. Camminate in avanti con le mani, piegandovi in avanti finché potete. Tornate indietro con le mani e raddrizzatevi. Appoggiate i palmi sulla coscia destra e spostate le mani lungo la gamba, piegandovi in avanti. Toccate le dita del piede destro e afferratele con entrambe le mani. Rimanete un po' in questa posizione. Riportate indietro le mani e raddrizzatevi. Ripetete la sequenza con l'altra gamba. Poi tornate alla posizione del loto. Sdraiatevi sulla schiena e con le gambe piegate e i piedi appoggiati al pavimento, afferrate le ginocchia con le mani e sollevate le gambe piegandole ai fianchi. Spingete sulle ginocchia e fate allargare le gambe. Rimettete giù le gambe e appoggiate i piedi al pavimento. Ripetete la sequenza.